sono Jesus e oggi, visto che io in questo periodo sarò via a Bath, come avevo già pronunciato, siamo su un indie che si chiama Reigns. Allora, fatemi un attimo vedere un attimo le impostazioni, volume, bla bla bla, lingua mi va bene, full screen, va bene, more Reigns, ok, va abbastanza bene. Allora, cosa è successo? Ho iniziato a registrare, ho fatto solo un anno il potere, infatti, adesso vi spiegherò come funziona il gioco, tranquilli, non preoccupatevi. Ma poi, visto che la mia webcam non stava registrando, quindi ho dovuto ricominciare tutto. Allora, per fortunatamente ho fatto solo un anno al potere. Cosa consiste questo gioco? Questo gioco è una serie di scelte che noi dobbiamo fare in modo da mantenere bilanciati i poteri. Ogni scelta ci farà aumentare qualcosa e diminuire qualcos'altro. Il nostro obiettivo è fare in modo che tutti i poteri del re, tra virgolette, quindi reali, quindi clero, popolo, esercito e anche finanziario, quindi economico, rimangano bilanciati. Se uno prevale sull'altro, allora succedono casini e noi... capito? Quindi, ha bisogno di credito, mio signore, 2000 pezzi d'oro al 5% di interessi? No, perché sono messo abbastanza bene, ho appena cominciato. E queste qua sono tutte persone che ci vengono a chiedere delle cose. Come vedete dai pallini su in alto, queste cose ci fanno diminuire o aumentare qualcos'altro. Ok, una compagnia di soldati ubriachi ha distrutto una chiesa, vogliamo giustizia. Sì, perché... sì, allora... ho un regalo in una delle mie mani, destra. Junius ti dà una croce d'oro e poi scappa via. Ok, quello giullare sanguinario ha rubato la nostra croce. Ma cos'è quella croce nelle nostre mani? Non è proprietà dello Stato? Te la do indietro. Allora, mio signore, i lupi stanno mangiando i nostri bambini. Cosa dobbiamo fare? Stai bluffando, ok. Ho detto che li avrò cacciati io di per me. Allora, la caccia è stato un successo. Dovremmo fare un banchetto stasera. Penso vi diminuisco l'oro e mi mente tutto l'altro, però cala molto il popolo. Sì, facciamo una... No, è aumentato tutto invece. La storia del fiume Goccia è pericoloso per i viaggiatori. Sì, purifichiamo, tra virgolette, sanitariamo. Come si può dire? Non lo so. Sì. Il giovane governa almeno 5 anni. Va bene, molto interessante. Dovresti organizzare a curfew, non so cosa sia. Le strade della capitale sono... coprifuoco. E le strade della capitale non sono sicure di notte. Sì. No, i soldi. Oddio. C'è la colera che è la morte blu. Chiudete la cosa del castello? No, io direi di chiudere le porte. Ok, quello. I mercanti vorrebbero creare una nuova guild? No, non lo so. Una nuova corte? Mandare i loro rappresentanti sulla corte. Va bene. Quanta Mariser? Quanta Mariser? Cos'è Quanta Mariser? Bene dell'Esson, no? Si stanno raggruppando sotto il nome di un terribile. Mandiamo l'esercito, sì? No. Sì, mandiamo l'esercito. Oddio! La regina del sud è mi sta offrendo 40 libri. Dovremmo costruire una libreria. Sì. Ok. Ho sentito gli strilli comuni nel castello l'otto scorso. Dovremmo avere più guardie che fanno pattuglia. No, perché l'esercito è già basso. C'è stata un'invasione massiva dalle prigioni. Dovremmo organizzarci. Una squadra. Sì, organizzata. Oddio, mio lord, sono Master Farrington, il mercante è della guild. Non so cos'è guild, non mi ricordo. Mi sa c'è detto che non mi ricordo. Yes, grazie. Mi dà. Ok, come potete vedere, ogni azione che noi facciamo nel passato ha un impatto sul futuro. Io prima ho detto costruite la gilda e adesso loro mi vengono a dare dei soldi in più. Ok, quindi non solo è di strategia per mantenere tutti questi, ma dobbiamo anche capire. Potremmo avere un problema, un monaco ha iniziato a mangiare i suoi fratelli. Ha morto i suoi fratelli e si sta diffondendo. Lupi mannari... generale. È un caso di licantropia, non vogliono... Te lo ordino. Licantropi, non penso, no? Dovrei chiamarlo. Mancanza di attività fisica. What?
Io dovrò creare un museo della scienza. Cosa? Perché mancanza di attività fisica? Dovrò creare un museo di della scienza per collezionare tutte le creature viventi. Posso aiutare nel mio tempo libero? No? Sì? I cereali sono molto... Ah, costano molto poco in questi giorni, mio lord. Dovremmo aggiustare il prezzo del pane. Aumentalo di poco, ok. Il regno del sud dice che io sono promesso a sposo una giovane principessa. Rifiutare potrebbe essere dichiarare guerra. Va bene, ci sono sposato. I vichinghi si stanno attaccando, dovremmo difenderci al nord. Difendiamoci e attacchiamo. Difendiamoci. Lady Charlotte, che cavolo è, la mia regina? Vabbè. Un terremoto ha distrutto la grande parte della capitale. Questa... salvate le vittime. Salviamo le vittime, dai. Ci sono troppi sì. Perché le persone sono salute? Sono salite? Ho appena detto che dovete... Vabbè. Una nave è stata mandata in quarantena. Oddio, il denaro. No. No, perché... Let's do the business again. Sì, continuiamo col business. Mi ho trovato un po' di oro nelle miniere. Dovremmo scavare più in profondità. Sì, tutta la vita. Viva l'oro! Viva l'oro! Dovremmo costruire una scuola nella capitale per... per arricchire culturalmente le persone. Allora, se io dico sì, per quanto dice la storia, la chiesa si dovrebbe incavolare. Se io dico no, però mi sale la chiesa e mi scende il popolo. Proviamo a dire sì? No, la chiesa è contenta. Cioè, ti ho tolto il potere di... Va bene. Dovremmo attaccare il regno del sud, si stanno diventando più forti ogni giorno. No. Sono sorella Brienne, la priora di una nuova scuola. No, headmistress, facciamo preside della nuova scuola, vabbè. Aiutaci a nutrire, nel senso di far... a crescere le giovani anime. No. C'ho troppi pochi soldi. I cittadini di un villaggio... di un villaggio remoto stanno insegnando loro ragazzi a sputare. No, a insultare il nome del re. Dovremmo fargli capire che non si fa in pratica. Sì. Questo è oltraggioso, generale. Il generale governante è stato visto con... nel letto della regina? Chi vuoi... ma c'ho poco esercito. La regina. La tua fortezza è troppo... tu sei ancora vivo, stai zitto. La tua fortezza è troppo debole, dobbiamo costruire una torre. Oddio. No. Oddio, il suo è secco. Dovremmo costruire... Dico sì per... Sì. Il fiume Goccia era asciutto, comunque non l'ho letto. Vorresti cacciare qualche maiale selvatico? Sì. Ah, sono mi sono fatto malissimo e sto sanguinando molto. Un dottore, lasciami riposare. Dottore, riposare. Dottore, riposare. Dottore! Devo tagliarti il braccio! Perché devi tagliarmi il braccio? Troppamente se non ho soldi! Tuo regno è rovinato, mio lord, i mercanti e la metà hanno tutto. Cosa? Cosa? Sei torturato, il tuo corpo è lasciato in pasto ai cani. Il tuo nome diventa un insulto. Ah! Il re è morto. Banduin the one-handed. Banduino il monco. Fammi capire. Cosa? Ehi, però come prima partita non è stato male. Governa, vinci un duello, incontra la strega, incontra il diavolo. Cioè, fammi capire, tutte cose belle. Sei il giovane re, sì. Ah, sto solo scherzando, so che già è stato passato attraverso... Ah, so che ci sei già passato attraverso. Vedi, questa è la nostra maledizione. Non ho capito. Ah, noi ricorderemo ogni re della dinastia. Ogni compromesso, ogni morte per anni. Come?
È stato detto che solo il diavolo, vabbè, ci... ci darà la pace, ci farà dimenticare i maledetti, ma esiste davvero? Sì. È un pensiero interessante, magari è giusto. Magari riuscirai a trovarlo. Sì, va bene. Va bene, lo spirito se ne va. I minatori si rifugiano di scavare una miniera, vogliono un aumento. No. Vittoria, i vichinghi sono stati sconfitti, dobbiamo esterminare i prigionieri? Nessuna pietà! Waf waf, Rex ti invita a seguirlo. Va bene. Ti prende la foresta? Sii buono. Si ferma di fronte a un fungo arancione. Mangia il fungo. Da adesso in poi sarai più precisamente con le decisioni affette. Avrà un effetto? È un dono, una maledizione? È bellissimo! Perché appunto in notte? Perché appunto di domanda, appunto di domanda? Io non dovevo sapere. Va bene. No. Sono privi di legge e di un governante. Quali sono le opzioni? Unda Mariandi. Sì, lasciamoli governare, mi sta simpatia. Accetto, Sire, è un grande onore. Sì, giusto. Sì, forte, sì, giusto. Sì, giusto. Cosa? Grazie alle azioni di Sir Gottfried, ora i montanari le regioni delle montagne, scusate, non i montanari, sono corrotte, oltre che non governate. Ha fatto alla svelta, chiamatelo indietro. È un a capo di banditi, vuole mandare l'esercito? Sì, mandare l'esercito. Mi arrendo, lasciatemi vivere e dirò dov'è il tesoro dei banditi. Sì, va bene. È un poco tesoro. Vabbè, chi se ne frega. Dacci abbastanza potere per... Oh, cazzo. Non so quanto sia, perché se più di 40, se è 100 il massimo, io così non schiatto in teoria, no. Buonità. Ok. Buonità. Adesso? Mentre stai venendo. Questa strana persona conosce l'arte delle piante dei sogni? Vengo a darla. The Sorcerer. Incontro la strega. Ma se ci attaccano, dobbiamo attaccarli prima che loro attacchino noi. No. C'è una crisi nella chiesa. No, non la riformiamo la religione, c'è così abbastanza forte. La poligamia. Cos'è la poligamia? Mandate la chiesa. Agree. Perché ho perso le cose a caso dicendo che concordo con un cane? No, ho perso. Ci sono e non può fare niente. L'esercito. Bellissimo. Sono sopravvissuto di più prima senza l'incantesimo che adesso. Harry il... James. Vinci il duello. Incontro il diavolo. Perditi nei dungeon. Fantastico. Abbiamo scoperto un'entrata nella cripta del castello. Vado io. Perditi nella cripta. Le cripte. Trappole oscure. Entra nel dungeon, non c'è modo di uscire e ogni... Oh cavolo, continua a diminuire quello. Carry on. Fuggiamo. Arsenico. Una trappola. Io sono morto. Ok, quanti anni ho vissuto esattamente? 5 anni? Che bello! Va bene ragazzi, direi che per questo gioco indie è più che a sufficienza. Spero che vi sia piaciuto, a me piace tantissimo, davvero davvero molto interessante come concetto, molto semplice, ma allo stesso modo anche molto carino nelle scelte. Ci sono davvero tantissime scelte da fare, abbiamo ancora questa cosa da fare, cioè vincere un duello, incontrare il diavolo e governare come un vincitore.
cos'è di governare come vincitore? Lo scopriremo però solo se vi piacerà come, come episodio. Se volete potremmo continuare, fatemi sapere voi. Noi comunque, se il video è piaciuto, quindi lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi!